Non potete capire come sono nervoso perché ho fatto un video estremamente corposo per venire dietro alle vostre richieste, e in particolare ce n'è una estremamente intelligente e appropriata per il concorso, ossia la motivazione. Allora, io ovviamente, nel spiegare la motivazione, avevo sintetizzato come al solito un lavoro che adesso cerco di presentarvi. Allora, sicuramente la motivazione è correlata alla psicologia e al carattere della persona, e c'è un'interdipendenza tra la psicologia, il carattere della persona e del gruppo, perché ovviamente noi andiamo a declinare la motivazione relativamente al contesto scuola, al contesto classe, e quindi relativamente a un contesto di relazione, per cui alcuni soggetti risultano motivanti o alcuni unità di apprendimento risultano motivanti e motivazionali per alcuni studenti o discenti, per altri no. Quindi in realtà c'è anche una motivazione di gruppo. In prima battuta avevo descritto la motivazione come espressione dei motivi che inducono un individuo a compiere una determinata azione, quindi un individuo o uno studente che tende verso una determinata azione. Quindi un insieme di fattori dinamici, quindi determinata nel tempo da fattori dinamici, ed è un insieme di fattori, ripeto, dinamici, aventi una data origine che spingono il comportamento di un individuo verso una determinata meta, verso un determinato obiettivo. Secondo questa concezione, ogni atto che viene compiuto senza motivazione rischia di fallire. È quanto mai corretto il commento che ha fatto in particolare un nostro collega, che ci ha detto: guarda, focalizziamoci anche sulla motivazione. Io non vi dico chi è, tanto lo potete andare a ritrovare nei vari commenti, e potete anche magari lasciare qua sotto i vostri personali commenti, ovviamente anche condivisioni, like e tutto quanto può aiutare questa serie di video gratuiti per il concorso, per la preparazione al concorso. La motivazione quindi svolge fondamentalmente, scusate, due funzioni: attiva e orienta lo studente verso comportamenti specifici. Avevo detto nella registrazione che mi sono accorto di non aver fatto, è un ente, quindi la motivazione è fondamentale per raggiungere un traguardo, e ho cercato in maniera un pochettino grafica di visualizzare l'andamento naturale della motivazione nei riguardi di un determinato obiettivo nel tempo. Cioè, durante un'ora di lezione si è calcolato che la motivazione intanto non può essere sempre costante, perché comunque ci si stanca, perché quando si affrontano argomenti che vanno a modificare i nostri circuiti sinaptici e i nostri, non tanto i neuroni, ma le sinapsi, quindi le connessioni tra neuroni, e quindi si va a toccare la plasticità della nostra mente e del nostro apprendimento, sicuramente tutto ciò è estremamente faticoso e inevitabilmente c'è un calo fisiologico dell'attenzione. A questo calo fisiologico dell'attenzione io ho cercato di mettere in rosso quelle che possono essere delle strategie funzionali, quali fare una pausa, un break. All'interno di questa pausa magari non lasciare gli studenti completamente liberi di fare quello che vogliono, ma ad esempio questa pausa può essere anche condotta, quindi verso una riflessione. Possono essere fatti si può alternare didattica normale, didattica laboratoriale, dove comunque lo studente comincia ad avere una parte attiva, eccetera, eccetera, eccetera.
sicuramente la motivazione a cause biologiche, quindi è costituita da elementi fisiologici, quindi caratteriali, ci si na no, scusa, non caratteriali, ci si nasce, e poi psicologico, cognitivo, quindi dovuti all'esperienza della persona. Ecco perché quando noi dobbiamo, cioè quando noi abbiamo iniziato un lavoro, l'esperienza che gli studenti fanno di tale lavoro è fondamentale, perché se noi il lavoro lo facciamo nel migliore dei modi, il livello di motivazione sarà sempre alto e per noi sarà più facile mantenerlo costante. E qui io vi dico ok, quindi mettiamo motivazione. Ma se per motivi X ci sfugge la classe, c'è un periodo difficile, un nostro studente si innamora, piuttosto c'è il Covid, piuttosto drammi, lutti, eccetera, eccetera, e la motivazione scende, perché abbiamo detto è dinamica, abbiamo detto che è correlata anche alla costanza, e quindi scende, o anche scende o parte addirittura bassa perché non siamo bravi noi, ovviamente, siccome ha una sua inerzia, è come un volano, è come un'energia che quindi una volta che viene sprigionata e direzionata nella giusta verso l'obiettivo, è ovvio che è più semplice poi condurla e ogni volta andare a lavorare per ricondurla verso quello determinato obiettivo. Quando si sbaglia strada, diventa estremamente difficile cambiare rotta e cercarla di riportarlo di riportarla verso condizioni accettabili. Andiamo avanti e vediamo che altro avevo preparato, avevo detto. Ah, avevo detto che la motivazione, c'è una motivazione che è, devo tornare indietro, estrinseca, quindi non diretta all'obiettivo che deve essere raggiunto. Ad esempio, noi possiamo aumentare la motivazione dello studente facendo delle lodi, dei complimenti o anche motivazione nostra. Noi quando riceviamo dei riconoscimenti, io qua ho scritto dei buoni video, per esempio, se io faccio un buon video, sicuramente ho un video ricco di contenuti, sicuramente aumento la vostra motivazione a vederlo. Se nel video non faccio nulla, vabbè, forse questo argomento era meglio non toccarlo, non è vero. Mi correggo, adesso soprattutto, vabbè, forse per coloro che guardano questi video no, però la tendenza della nostra società, che non è estremamente colta, è quella che i video demenziali diventano trend. Quindi potete cercare, che ne so, ho mangiato per una settimana solo pizza, 1 milione di visualizzazioni. Cercate video motivazionale, video didattico della scuola, anche il mio, ma di altri, anche di gruppi importanti, 1000 visualizzazioni. Allora, a questo punto scoprite come la motivazione è anche direttamente correlata alla cultura, e quindi non basta fare un buon video affinché questo video sia motivazionale o sia un video che ha magari un buon successo. Ovviamente, però, sappiamo che la motivazione è contagiosa, cioè quanti più di noi danno importanza a determinati fattori, tanto più possiamo portare sulla stessa strada delle persone a noi affini. E quindi, ovviamente, è anche nostro compito cercare nella vita di condurre le persone verso ciò che noi pensiamo sia giusto, e per quanto riguarda la docenza, portare gli alunni a imparare sicuramente anche con gioia e divertimento. Vi parlavo poi invece di una motivazione intrinseca, quindi diretta, focalizzata quindi all'attività, e questa si può raggiungere facendo, cercando di far riconoscere l'attività come gratificante. E poi avevo messo virgolettato
il fattore responsabilità. In realtà il dovere non è motivazione, però se noi ci sentiamo in dovere di, ad esempio, prepararci per il concorso, sicuramente la responsabilità che sentiamo nei confronti di raggiungere questo obiettivo, perché ci potrebbe migliorare la vita, ci dà un peso, però andare nella direzione di preparazione e quindi andare nella direzione verso la quale ci sentiamo sempre più preparati, ci fa sentire meglio e quindi in questo senso la responsabilità indirettamente va ad agire sulla motivazione diretta. Quindi sulla motivazione che è direttamente focalizzata all'attività di preparazione per il concorso. Dopodiché, scusate, l'ho detto nel precedente video, cercate di commentare qui sotto, dire la vostra, e dicevo che questi commenti sono meravigliosi, ma sono commenti, questo in particolare, di trattare la motivazione sempre più difficili, cioè non mi sono bastati 10 libri di avvertenze generali della De Simone, dell'Edises, della Zanichelli, non ho, perché purtroppo se ne va, si parla veramente poco di orientamento alla motivazione nella scuola. Anche se poi vi dirò, vi accenno già, che ci sono delle linee guida o delle linee ministeriali. L'orientamento della motivazione comincia ad essere qualcosa che sicuramente ho zoomato troppo. È correlato a quello che deve fare l'insegnante, zoom in perché troppo, la mancanza, perché la mancanza di motivazione può dare una percezione di elevata difficoltà di un raggiungimento di un obiettivo. Quante volte ci capita in classe di sentire, professore, questo argomento è impossibile o è difficilissimo, non ce la farò mai. Quando comincia a decrescere l'autostima o la motivazione, quindi la voglia di raggiungere un determinato obiettivo, esso ci sembra impossibile da raggiungere. Faccio un esempio limite, per un depresso sarà anche difficilissimo alzarsi da un letto, ma alzarsi dal letto potrebbe essere visto da un'altra persona come qualcosa di estremamente naturale e normale. Quindi sicuramente c'è una motivazione senza la quale un obiettivo, come detto anche in precedenza, non può essere raggiunto o viene raggiunto in maniera più difficile. Avevo detto, questa volta non mi va di ripeterlo, ve lo vedete voi, avevo parlato della teoria pulsionale biologica, delle teorie freudiane delle pulsioni, ma vi riparlo della piramide di Maslow, che è fondamentale e che essenzialmente va a spiegare come la motivazione sia strettamente correlata all'identificazione delle fasi di crescita e all'identificazione di fasi primarie che esistono per vivere e via via fasi poi di crescita che diventano non essenziali alla vita. All'inizio, alla base quindi di questa piramide, alle fondamenta, cioè, quindi tutto, la base è la base edificante, cioè queste prime esigenze ovviamente sono fondamentali affinché ci possa essere lo sviluppo delle altre, cioè senza bere, senza mangiare, senza andare al bagno, l'ho scritto così, essenzialmente senza la defecazione, senza la menzione, eccetera, eccetera, non si può vivere e ovviamente noi sentiamo il bisogno barra motivazione di questi bisogni fisiologici. Subito dopo si può cominciare a vivere, però si vivrebbe assolutamente male senza il bisogno di sicurezza, senza il bisogno di protezione. Successivamente, quando abbiamo soddisfatto questi due bisogni e quindi abbiamo motivato e con motivazione abbiamo raggiunto questi target, ovviamente cominciamo a sentire il bisogno di siamo esseri sociali, di appartenenza in un gruppo, il desiderio di far parte di un'estesa unità sociale, quali famiglia, gruppo amicale, che quindi può nascere solo dopo aver soddisfatto i bisogni di sicurezza. Successivamente,
sempre più in alto della piramide c'è il bisogno di stima, autostima, l'esigenza di avere dei partner, di interazione, di avere un riscontro sul proprio apporto, sul rapporto, sul contributo, si attiva però solo dopo aver soddisfatto i bisogni interpersonali. Alla fine di questa piramide comincia ad esserci, controllo perché mi sta venendo la paura che non sto registrando, sì, sto registrando, siamo a 15 minuti e 13, comincia ad esserci l'indipendenza, il bisogno di indipendenza, l'esigenza di autonomia, di realizzazione e completezza del proprio contributo. Infine, l'autorealizzazione, il bisogno di superare i propri limiti e collegarsi entro una prospettiva super individuale, quindi essere partecipe con il mondo. Benissimo, adesso devo cambiare slide e andare, siamo a 15 minuti e 44, andare verso la fine del video e cominciare. Sicuramente già abbiamo sicuramente definito bene la motivazione e la motivazione all'interno della scuola. Adesso voglio focalizzarmi ancora di più a dare elementi relativi alla motivazione e relativi poi a ciò che è inerente al concorso. Devo aprire una nuova slide.